simbolo di un'Italia che riparte, di un'Italia che mira alla legalità, alla legittimità, alla trasparenza. E si sposa tantissimo anche con la missione politica di Carlo Pisacane. Si è svolta al Cine Teatro Ferrari di Sapri l'edizione 2017 del premio internazionale Carlo Pisacane, conferito quest'anno a Raffaele Cantone, attualmente presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Al giurista partenopeo dunque l'importante riconoscimento attribuitogli per il contributo che continua a dare alla conoscenza dei fenomeni che contrasta, attraverso un lavoro intellettuale e formativo di assoluto rilievo che si oggettiva in libri importanti e che si alimenta dal contatto con gli studenti delle scuole e dell'università e che perciò fa di lui, di Cantone, un punto di riferimento per l'Italia civile. Il premio speciale Pisacane invece è andato alla giornalista Benedetta Tobagi per la capacità della scrittrice di tenere insieme la memoria storica e la freddezza dello storico con la sola ambizione di ricordare e trovare una continuità con ciò che è avvenuto. Messaggio esposto dalla stessa giornalista milanese quando, parlando di ciò che sarebbe stato il suo intervento sul palco del Cineteatro Saprese e del suo trasporto emotivo per la suggestiva figura di Pisacane, ha detto: la figura a cui il premio è intitolato, quel Carlo Pisacane, che anche se, diciamo così, la retorica ufficiale del Risorgimento l'ha molto edulcorato, ha scritto dei saggi sulla rivoluzione, per cui continua in qualche modo a pungolarci con questa domanda di un cambiamento radicale, se sia possibile, come sia possibile. Intitolato a Carlo Pisacane, figura tipica di intellettuale rivoluzionario meridionale e personificazione di un'utopia di emancipazione soffocata nel sangue, il premio è stato ancora una volta un riconoscimento alle espressioni più alte della cultura civile del paese. I premiati hanno ricevuto tra l'altro un'opera di due ceramisti della provincia di Salerno, Luca Falanga e Raffaele Nappi, un piatto raffigurante l'albero della libertà, omaggio a un simbolo delle istanze rivoluzionarie ma anche alle piante come vittime innocenti dell'uomo.